penultimo intervento, volevo chiedere a Maria Pia di darci un po' un quadro su quello che è successo nelle carceri con le rivolte dei detenuti e com'è la situazione ora e perché soprattutto è nata questa rivolta. Dunque, delle rivolte in carcere penso che sappiamo tutto quello che potevamo sapere, cioè molto poco. Il Ministero della Giustizia in questo momento è particolarmente assente sul fronte delle notizie. È passata una settimana dalle proteste, non tutte rivolte, ma dalle proteste nelle carceri. Ci sono stati 13 detenuti morti, Modena, Bologna e Rieti, il maggior numero. A Modena il ministro della giustizia, quando è andato a rispondere, diciamo così, a raccontare in Parlamento che cosa era successo, non sapeva neanche quante persone fossero morte. E non ha dato notizie di nessun genere. Non sappiamo ancora adesso con sicurezza niente praticamente delle persone che sono morte in carcere la settimana scorsa. Le uniche notizie provengono non dal Ministero, ma dal Garante regionale per i diritti dei detenuti, chiamato così brevemente, anche se il nome è molto più lungo, dell'Emilia-Romagna, che dice che si tratta probabilmente di tutti i detenuti non italiani, tossicodipendenti e in carcere per violazione delle leggi sulla droga. In media nazionale le persone che sono in carcere per aver violato le leggi sulla droga sono circa il 30% e la maggior parte, oltre il 30%, la maggior parte di loro non è in carcere per aver partecipato a grandi organizzazioni criminali dedicate allo spaccio, ma per il reato di detenzione ai fini di spaccio che riguarda anche piccolissime quantità. Non ci sono, dicevo, notizie provenienti dal Ministero della Giustizia neanche su misure che pure vengono richieste ormai da moltissime, moltissime parti. Più o meno ogni giorno c'è un appello di associazioni, operatori del diritto che chiedono misure urgenti per alleggerire e per diminuire il numero di detenuti in carcere, che ricordiamo sono circa 61.000 e oltre 10.000 più di quelli che potrebbero stare in carcere, considerata la capienza dei penitenziari italiani. Si è sentito parlare, sì, dalle notizie di stampa, sembra che il ministero sia orientato a sollecitare l'invio alla detenzione domiciliare dei detenuti che hanno una pena, un residuo di pena da scontare non superiore ai 18 mesi. Quanti siano questi detenuti non è facile da sapere perché il Ministero utilizza dati che fanno riferimento a pene o residui di pena che variano di anno in anno, quindi sappiamo quanti sono quelli con pene o residui di pena fino a 2 anni, oltre 8.000, ma non sappiamo quelli con pene o residui di pena non superiori all'anno e mezzo. Dalle notizie che sono circolate, il ministro avrebbe chiesto al commissario per l'emergenza coronavirus Arcuri di reperire i braccialetti elettronici. Ora, la legge che consente la detenzione domiciliare in alternativa all'esecuzione della pena in carcere non impone l'uso del braccialetto, è una misura discrezionale per il magistrato di sorveglianza o per il giudice dell'esecuzione. Quindi aspettare l'arrivo dei braccialetti elettronici, che non si sa dove Arcuri dovrebbe andare a prendere né con quali tempi, sembra, come dire, un ingiustificato ritardo rispetto a quello che si potrebbe invece fare, cioè inviare immediatamente alla detenzione domiciliare le persone che sono nelle condizioni di esserci e che quindi già prima sarebbero dovuti andare, prima dell'emergenza coronavirus,
sarebbero dovute essere inviate agli arresti, alla detenzione, scusate, domiciliare, e che invece sono in carcere. C'è, appunto, dicevo prima, molti appelli di associazioni, di operatori del diritto, avvocati in generale, eccetera, che propongono diverse misure: l'amnistia, l'indulto, la sospensione delle esecuzioni penali, la limitazione della custodia cautelare in carcere, la detenzione domiciliare, l'affidamento in pro, molte, molte misure che si potrebbero fare. Non sembra esserci niente del genere in questo momento alle viste. C'è una buona notizia: il garante regionale dei detenuti per il Lazio, Stefano Anastasia, ha comunicato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha disposto 15 giorni di permesso per tutti i detenuti in semilibertà, in modo da non sospendere le semilibertà, in modo da non farli rientrare in carcere la sera. 15 giorni sono pochi, probabilmente, vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Il ministro ci ha fatto solo sapere in via ufficiale che 1.100 agenti di polizia penitenziaria entreranno in servizio nei prossimi giorni, sospendendo, diciamo, accelerando i loro percorsi di formazione, e che, secondo discrezioni del Consiglio dei Ministri, ci sarebbero 10 milioni di euro quest'anno e 10 milioni di euro il prossimo anno per l'edilizia penitenziaria, che significherà probabilmente ripristino delle condizioni precedenti, forse costruzione di nuove carceri, ma niente più di questo. Grazie Maria Pia.